è una strategia universalistica, cioè andiamo a toccare tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. E per quanto riguarda il lavoro privato dipendente e autonomo. È un insieme di 23 milioni di lavoratori. Noi abbiamo voluto costruire una normativa che sostanzialmente dice che per andare a lavorare è necessario il Green Pass. E poi abbiamo detto anche chi deve fare il tampone per andare a lavorare ha diritto ad un trattamento diverso da chi deve fare il Green Pass, il tampone per il Green Pass per andare al cinema, quindi accede a un prezzo calmierato. Il ministro del Lavoro specifica che la sospensione per i lavoratori senza Green Pass non comporterà il licenziamento. Le sanzioni legate al mancato utilizzo del Green Pass non devono in alcun modo essere agganciate o agganciabili a percorsi che portano al licenziamento. Renderemo più capillare la rete delle farmacie per i test rapidi, dice il ministro Speranza, che poi sui tamponi sottolinea. I tamponi, i test antigenici, saranno gratuiti soltanto per le persone esenti per ragioni sanitarie, secondo la circolare che è già stata emessa dal Ministero della Salute. Il Green Pass è uno strumento per tutelare gli spazi di libertà che abbiamo conquistato con grande fatica e soprattutto per garantire da un lato ovviamente la salute, ma dall'altro anche le attività economiche. E allora vediamo quali sono le regole per il Green Pass e la sua durata. Felicità Pistilli. Vaccino.